Ben ritrovati ancora una volta nel mio canale e oggi andremo a costruire il nuovissimo account per Pokémon.exe, detto anche Lost Silver o Lost in Mount Silver. Cioè, dipende da quale vi riferite, perché ce ne sono due effettivamente molto simili, ma comunque noi ci occuperemo dell'originale, quindi Lost Silver, che in realtà non è Silver ma è Gold di Pokémon, quello della creepypasta che è un po' maciullato male. Bruh. Però lasciamo stare, ok? Ci andremo a concentrare su questo personaggio e dovremo cercare di riproporlo su Roblox. Sarà una cosa alquanto difficile, ma per aiutarci ho trovato una modalità di FNF che lo rende molto più spaventoso. L'avrei già fatto perché l'avevo già portato in un video, ma voglio vedere se riesco a fare di meglio, perché so che si può fare di meglio e io voglio fare di meglio. Prima di cominciare, probabilmente iscrivetevi, colpite la freccia del mi piace per fare uno score completo. Detto questo, possiamo anche iniziare. Ok, intanto direi di cambiare assolutamente la corporatura, perché la corporatura Gold è più esile, ok? È molto più esile come essere umano, potremmo dire. Adesso non ne sono molto certo. Andiamo a vedere un pochettino su corpo e andiamo su testa. Volevo prendere Classic Male, dovrebbe essere questa qua. Ok, busto. Volevo prendere questo qua, che lo rende effettivamente più esile del normale. Ok, gamba destra, gli mettiamo questo, gli caviamo questo. Teoricamente adesso dovrebbe andare abbastanza bene. Ok, dovrebbe essere a posto. E ovviamente mi devo cavare anche gli accessori che ho già addosso, tipo questa e le mie varie cose, giustamente, perché lui non le ha. Un'animazione carina che ho, magari non vorrei andarla a comprare. No, questo non è emoticon. Cammina. Ci vorrebbe qualcosa di più smorto, qualcosa di più sciallo. Quindi tra quelle che ho, credo che andrò col prendere la Cartoony. È qualcosa di più molle, perché lui diciamo che è mezzo morto, quindi tipo pseudo zombie. C'è effettivamente la camminata dello zombie, ma quello è troppo. È troppo e non vorrei effettivamente né comprarlo né utilizzarlo, perché quello dello zombie, sono sincero, neanche mi piace. Ok, quindi adesso la base c'è. Ci serve assolutamente la camicia, diciamo, no? Quindi andiamo su vestiti, camicia. Come lo dovremmo chiamare? Credo Lost Silver. Magari non in caps, però ci sia. Ok, ok, ce ne sono diversi. Ce ne sono diversi, qualcuno io già ce l'ho. Qualcuno già ce l'ho, ma questa qua in particolare sembra fatta molto bene. Questa qua sembra fatta molto bene e non ce l'ho, non è quella che ho. E forse anche è meglio di quella che ho. Costa solamente 5 Robux, quindi dai, non costa quasi nulla. Direi di prendere questo. Poi di andare a prendere ovviamente la parte sotto, quindi pantaloni, sempre Lost Silver. E già ci dovremmo essere. Adesso vado sul mio avatar. Teoricamente ce li ho. Vediamo. Perfetto, allora la carnagione adesso però dovrebbe essere bianca. Molto bianca. Però gli arti sono tagliati, vi ricordo. Se voi andate qua su corpo, carnagione, andate su avanzato, potete modificare i colori di ogni singolo parte del corpo. Quindi le gambe a noi ci servono completamente nere, perché sono tagliate. E stessa cosa per le braccia. Però il busto noi ci serve completamente bianco. Siamo sbianchi. E ci dovremmo essere. Forse è troppo bianco, potremmo modificarlo un attimo, vediamo magari come viene. Ok, no, dovrebbe andare abbastanza bene, non mi dispiace. Sì, ci siamo, ci siamo. È fatto abbastanza bene per simulare gli arti tagliati, però adesso ci serve... Ah, giustamente, la faccia e i capelli. Vediamo se c'è qualcosa di interessante qui. Questo è abbastanza creepy, però lui ha... non ha proprio questa faccia, sembra più Jack lo Squartatore, sono sincero. Sembra più quello. Dovrei avere... Dov'è? Eccola. Questa qua potrebbe essere interessante, che la tiene in questa maniera. Poi dopo la faccia verrebbe coperta. Allora no, purtroppo questa la Shadow Dead potrebbe starci, ma no, c'è qualcosa che non mi convince. Per i capelli, lui che ha i capelli completamente neri, proviamo questo. No, no, non gli assomiglia per niente. Lui c'ha più ciuffo in questa maniera. Infatti questo era quello che avevo utilizzato, ma non mi convinceva. Infatti non mi convince neanche tuttora. Ok ragazzi, forse l'ho trovato. Parte da 3 è disordinato. Vabbè, sì, questo qui. Allora, sono capelli neri, sono abbastanza corti, quello giusto. E c'è il ciuffo anche dalla direzione giusta. Quindi questo costa 76 Robux, quindi è abbastanza rispetto ad altri, ma mi pare quello fatto meglio. E l'ho già provato, gli sta abbastanza bene, quindi nice. Un cappello carino. Allora, accessori. Dovrebbe essere... Sì, sono accessori.
testa. E ci dovrebbe essere magari... Allora, il berretto, teoricamente, come sto guardando qua, dovrebbe essere nero con una striscia gialla in mezzo. Quindi, black cap, non lo so, una roba del genere, suppongo. Per riuscire a trovare qualcosa di simile, almeno. Ma mi pare che con del giallo in mezzo non ci sia assolutamente nulla. Cavolata, ragazzi! Oh mio Dio! Che cavolata che ho fatto! Cioè, osservate, monochrome! È perfetta, è il suo, esiste allora, l'hanno fatto! Cavoli! No, ho sprecato... Raga, un like, per favore, condividete il video, che ho sprecato pure dei soldi, effettivamente. E sotto c'è questa! Sono fatta apposta. Sono fatta apposta per stare insieme. Gli occhi sono uguali. È perfetto. Ho creato la perfezione. Certo, non si vede la bocca, ma chi se ne frega della bocca essenzialmente. Limitiamo questa con questo. E dovrebbe essere. Raga, 10 su 10. Guardatelo. È perfetto. Non potevo fare di meglio. Non potevo fare di meglio. La perfezione più assoluta. Ok, adesso comunque direi di provarlo. Gli manca qualcosa, non mi ricordo. No, quello... Ok, dovrebbe avere uno zainetto effettivamente dietro, essendo un allenatore Pokémon. Ora che ci penso... Cioè, non si vede nel personaggio che intendiamo noi, però lo dovrebbe avere. Quello che si vede è questo. Noi abbiamo questo ed è giusto. Ok, non stiamo a cercare anche altri dettagli che alla fine non ci sono nell'immagine originale che abbiamo di riferimento noi. Quindi secondo me posso provarlo in quella modalità che vi dicevo per vedere effettivamente come esce e magari provare anche la sua canzone. Ed eccoci qui, ragazzi, siamo perfetti. Anche la camminata va abbastanza bene secondo me. Comunque, questo è il gioco Funky Friday Bloxing, tipo si chiama, che ci hanno fatto effettivamente una mod su questa, me la ricordo. E vediamo un pochettino con la sua canzone e la sua posa, che è qualcosa di perfetto. Ragazzi, l'abbiamo riprodotto al 100%, ve lo posso giurare. Ci dovrebbe essere quella di Hypnos Lullaby con Monochrome, che è la sua. Ok, ci siamo. Vi preannuncio col dire che la cosa bella di questa modalità è che riproduce anche gli effetti di quasi qualsiasi mod, tipo, quindi... Ok, ci siamo. Volendo... Ah! No, ma io non... Non lo so fare! Ti porta... Oh mio Dio! No, ecco quello che intendevo. Io con i segni non l'ho mai fatto. Ok, no. Questo è una cosa... fantastica ed è un problema gigante. Perché non si tratta solamente di capire l'alfabeto degli unknown, ma anche di tradurlo effettivamente dall'inglese. E per un italiano è una cosa ancora più complicata. Non dico che è infattibile, ma è molto più complicata. Comunque, avete visto, e secondo me come prova vi basta, che in questa maniera Lost Silver è una figata. È stupendo, è perfetto al 100%. Ragazzi, voglio un like solamente per essere riuscito a riprodurlo perfettamente. E noi, ragazzi, ci vediamo in un prossimo video. Ciao.